quindi qua me lo descrivete giusto per capire, sarà piccolo o grande, che sarebbe, cioè indicatemi da che parte è. Voi ce l'avete fatta a fare queste cose, questo si può dare la mappa, okay. Io le abbiamo. No, 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 no. C'è troppa luce, come si fa? Te la spiego io? Ce la fate voi? Vediamo. C'è troppa luce, non c'è un tubo. Guarda, cosa devo fare? Io non mi devo usare queste cose. Allora, vediamo. Il libretto di istruzioni gliel'hanno dato? Sì, qua, no, qua c'è il menù. L'ho messo qua oggi. Touch. Io metto a esposizione, come faccio a dimmi l'esposizione? Queste freccette che cosa fai? Cambio. Ah, mi cambia il menù. Abbiamo fatto tutto un giro, abbiamo trovato il monumento. Come si fa? Dopo che ho fatto questo? Poi da qua siamo scesi. No. E abbiamo fatto. No, siamo andati qua. Per tutte le altre cose è... Bunger, poi siamo... Un posto? Un posto programma, posizione. No, l'aveva cambiato. L'albero risorto. Sì, l'albero risorto. Poi la tana di chi? Che c'è? Ah, vabbè. Cosa c'è in questa esposizione? Il costo delle panchine l'aveva segnato alla fine. No, perché noi dovevamo tornarci. Ah, lì c'è il da di albero. E poi dobbiamo andare ora... Poi basta, tornarci a sentare. Non è panchine, dov'era qua? Lì, che cosa ho fatto? Cosa c'è una loggia? Prima ero lì. Ma questa che è? Non mi piace. Questo per tornare indietro. Che è? Le posizioni in generale. E come fai ad arrivare ad esposizione? Come faccio? Vabbè, abbiamo preso no. Il bordo se fa proprio qua. Ecco. Esposizione. E 7. Sì, ma sono fuori. E dopo, non l'abbiamo trovati. Esposizione. Andiamoci là il dopo. Deve essere che c'è scritto qua. Il borgo dei nidi. Ah, il borgo. Ah, dove c'erano quei tre nidi. Fate un po' più sotto, proprio con quella cazzotta. Automatico. Qua, ok. Sì. Questo gruppo io invece... Su questo, aspetti, posso... Sì. Anche voi. Allora. Qui c'è automatico. Posizione, boh. E lo fa ancora lo stesso problema? Aspetta, torniamo indietro. Però qua siamo fuori, eh? Lo so, però che abbiamo voluto indicare qua. Qua dovrei, faccio così, dovrei... E poi qua Connect Shot Plus, cioè mi dice forse che c'è troppa luce. Che poi in realtà è un'altra cosa poi di... Sta vedendo qualcosa? Sì, la parte dei soldati. No. Ok, ma... per cui abbiamo... Cioè, si... Allora... Non sono capace. Diciamo delle posso piccole conclusioni. Sì. Ah, sì, sì. Di qua le vediamo. Vediamo se il vostro lavoro ha, diciamo... Contatto. Abbiamo iniziato la parte, diciamo, sulla sud. Molte le sono incontrate con alcuni pioni in questa zona, là praticamente questa per il quadrato la rete tutta di tutti e tre, per cui chiaramente vale uno, no? Vale tre, ma vale uno, ma soprattutto non avete individuato nessuna zona, in pratica la parte più a nord è in pratica dalla questa pianeta qua. Sì. Perché in realtà appunto avevamo distribuito, poi c'è stato qualche movimento che si è spostato. Io direi allora, siccome ci manca questa parte, quindi in pratica per capirci da qui in via principio da qui in su, direi teniamoci, facciamo una cosa veloce di mezz'ora,
un giro, vediamo se ci riesco in questo giro. Uno lavora a metà, un gruppo lavora nella parte, quindi per intenderci, un gruppo magari lavora, noi siamo sempre qua, no? Un gruppo lavora qui, un gruppo lavora magari nella parte centrale e un gruppo verso i pendili che scivolano da quella parte. Così individuiamo qualche punto anche di qua, che abbiamo appunto una situazione più equilibrata, e poi scegliamo definitivamente, trovandoci qua, i punti, quelli che saranno definitivi. Poi una volta che abbiamo deciso i punti definitivi, li andiamo a vedere tutti insieme. Io vi racconto qualcosa per ognuno di questi punti, per cui vi dico quello che posso dire, evidentemente in alcuni casi vi darò molto, in alcuni meno, però di tutti i punti vi racconto qualcosa, e poi saremo pronti per pensare alla cartina, ma soprattutto ai contenuti poi da attaccare alla cartina. Ok, dai. Però pendili di là, quindi sempre avendo come orizzonte la strada, poi quindi pendili verso di voi, gruppo e fuori. Andiamo. Questo... Ah, giusto, eccole qua. Va bene, che andiamo. Vabbè, mi sa che andiamo di qua. Voi... Noi siamo di qua. Quindi magari voi questa zona qua e l'altro gruppo la parte più centrale. Quale gruppo c'è qua? Quale zona state scegliendo? Andiamo. Siete in quella centrale voi? Di qua. Siamo in quella parte. Dopo in realtà anche se vi incrociate non è un problema. Tanto l'importante è che riusciamo a battere un po' tutte le zone. Dai. Ecco, magari tu che hai in mano, tu fai da ripresista. Sto cercando di impostare la... La videocamera ancora. Ho la bussola, quindi come sempre vi serve. Ma che videocamera ha? È quella della scuola. Scuola. Sì, io lo metto da qua. No. Adesso metto sposta, non riesco a... Che ho fatto? Perché? C'è lo schermo troppo... Cioè, non si vede niente. Ma quello perché c'è poca luce. Cioè, c'è tanta luce, anzi. Sì, infatti adesso è sposta, vedi. Non... Con l'automatico? Cos'è? A me è automatico. Ma in teoria dovrebbe essere una roba tipo clic e vai, insomma, se cioè, di solito le impostazioni servono magari per mettere delle cose più ricche, insomma. Sì, però. No, sono andata lì col menu per impostare la computer, ma dice automatico, per me va bene automatico, però. Ma il problema è che quando c'è troppa luce. Anzi, in realtà è meglio usare il mirino. Io con la mia chiudo qua e uso il mirino, prova. Ora si vede il menu. Vabbè, perché sì, naturalmente. Però forse conviene usarlo in maniera classica. Perché questa, so, se in casa allora la luce è perfetta e va bene quella. Se siamo anzi, così consumi batteria, tra l'altro. Mentre all'esterno con la poca luce, con la tanta luce, quindi poca visibilità. Ma sempre non si vede niente. Completamente. Vabbè, allora prima si intravedeva perché sì, sì, le cose scure, sì, le cose scure si intravedevano. Perché tra l'altro, dunque, vediamo un po' lo zoom e questo qua, allora, no. Questo qui. Sì, questo. Sto a capire, ma in realtà non si vede proprio un tubazzo. Me lo sono fatta spiegare, non si vedeva. Meno che non si Perfetto, abbiamo messo il CD, ho chiamato 4 CD.